amici di Onda Libera TV, oggi parliamo di donne, 8 marzo, donne qui nel territorio della provincia di Pesaro Urbino e donne molto attive. Con noi abbiamo diverse ospiti, la prima è Loredana Longhin, segretario generale dello SPI di Pesaro Urbino. Ciao Loredana. Ciao, piacere di vederti, ciao. E con lei Elisabetta Gabrielli, che è del coordinamento donne, anzi lei l'abbiamo al telefono e la sentiamo, del coordinamento donne dello SPID provinciale, sempre. Ciao Elisabetta. Ciao. Benissimo. Allora Loredana, qui le donne abbiamo visto sono molto attive nello SPID e nella CGIL, e te come segretaria generale dello SPID ci vuoi dire un po' la tua esperienza? Sei arrivata da poco, ma comunque già ti stai attivando, no? Nella CGIL, già eri attiva da tempo. Come sta andando? Cosa ci puoi dire della tua esperienza? Sì, anche se la mia esperienza è molto recente, come donna ormai dello SPI, devo dire che lo SPI è l'unica categoria della CGIL che mantiene ancora proprio l'organismo politico del coordinamento donne. Per dire questo, quanto siano importanti le politiche di genere all'interno dello SPI, perché comunque quello che sta succedendo ogni giorno lo dice molto chiaramente quanto la situazione delle donne sia, diciamo, per usare un eufemismo, ormai molto, molto compromessa nel momento attuale. E quindi l'importanza appunto di questo coordinamento per lo SPI vuol dire avere a cuore le politiche di genere e poter, da parte delle donne dello SPI, portare avanti le politiche a favore delle donne in maniera che attraversino tutta l'organizzazione sindacale. Quindi politiche di genere non solo rivolte alle persone anziane, ma di sostegno e ausilio a quello che sta a tutta la confederazione, a tutta l'organizzazione, su quello che sta succedendo, ahimè, alle donne, a partire dai femminicidi che ormai sono, e alla violenza di genere che ormai sono all'ordine del giorno e che non riguardano soltanto le donne e gli abusi, le violenze e gli abusi che non riguardano soltanto le donne giovani, ma molto spesso sono vittime anche le donne anziane. Insieme poi alle giovani donne di tutta l'organizzazione, anche per rispetto a quello che sta succedendo agli attacchi da parte della regione alla 194. Sono sotto gli occhi di tutti l'atteggiamento reazionario che sta avendo la regione nei confronti delle donne nell'attacco alla 194, dove si mira a ledere il diritto dell'aborto farmacologico e l'attacco proprio all'autodeterminazione, ma non solo quello, l'attacco anche all'autodeterminazione delle donne. E non una parola invece in questo momento apocalittico, diciamo così, rispetto a quella che è invece una prospettiva per le donne. Non si parla invece di occupazione, di gap salariale, non si parla di competenze. Quindi in un momento difficile dove il tasso di disoccupazione femminile è alto, dove scarseggiano ancora i servizi all'infanzia, abbiamo, quindi quando dico servizio all'infanzia parlo di asili nido per esempio, abbiamo invece, abbiamo una regione che invece non fa altro che fare dei miserevoli attacchi al sistema dei diritti alla 194. Sì, abbiamo sentito parlare anche di consiglieri che dicono che le donne comunque devono crescere i figli mentre gli uomini devono lavorare, sì, cioè siamo arrivati a questi livelli. Gli uomini danno le regole, però secondo me non tutte queste affermazioni che sono scandalose, misogene, le possiamo definire in qualsiasi modo,
però rispetto a queste cose qui non dobbiamo stare attenti a non cadere in questa trappola, che secondo me è una trappola politica, no? Che serve per oscurare quelli che sono i bisogni veri delle donne, va bene? Per non parlare di quelle che sono le necessità vere delle donne, che sono gli asili, che sono il lavoro, che sono le retribuzioni. Quello è il nuovo modello di società, e quindi c'è un modo di non assumersi delle responsabilità, di non dare indicazioni su altre cose, e facendo soltanto una propaganda, un parlare alla pancia, un populismo becero, va bene, che ormai che è stato sdoganato e che cerca di far breccia su questi stereotipi invece di andare a risolvere quelli che sono i problemi veri che hanno le donne. Purtroppo forse se ne fregano anche altamente di quello che possono pensare le donne, perché tanto, visto come si sta muovendo la regione, penso che sia quella un po' l'intento loro. Elisabetta Gabrielli, coordinatrice delle donne, qui nello SPI, come ti stai muovendo te? Qual è il tuo ruolo e la tua esperienza di donna? Come coordinamento, che è un luogo strutturato e riconosciuto dallo statuto all'articolo 23, ci muoviamo sulle materie di particolare rilevanza per le condizioni delle donne, come ha detto Loredana, e diciamo che nello specifico rivendichiamo compiti anche di politica economica e sociale, e i coordinamenti sono strumenti che servono ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi sociali e politici che le donne perseguono, cioè sono luoghi dove le donne portano le loro esperienze, le loro competenze, la loro sensibilità, e diventano un punto di riferimento per i bisogni espressi dalle donne, che però vengono poi fatti propri dall'intero sindacato e vengono quindi assumere un valore collettivo, e quindi è un luogo dove si costruisce quella rete, che anche nel nostro logo, quella rete di relazione che si misura su fatti concreti, per cui dall'emersione dei problemi che riguardano le donne c'è poi il riconoscimento dei diritti, e il nostro sindacato può fare molto, è indispensabile per operare una ricomposizione sociale e riaffermare questi concetti di solidarietà, di responsabilità civile, di coesione, e anche per recuperare naturalmente i valori dei soggetti collettivi. Le donne possono fare moltissimo perché mettono la loro esperienza al servizio del sindacato, e sembra, diciamo, con i percorsi che indicano proprio della rappresentanza plurale delle differenze, costituiscono una modalità con cui ci si può così riappropriare del valore della democrazia compiuta, perché la nostra è ancora una democrazia incompiuta. Quindi in questo luogo aperto, diciamo, si fa una sintesi delle differenze, e diventa un modo in cui anche le altre differenze, cioè quella di genere che è la prima, cioè le differenze di età, di etnia, di religione, di normalità, sono assunte come espressione di bisogni e di diritti, e devono riguardare, e la cui risoluzione deve riguardare l'intera organizzazione. Quindi la rappresentanza delle differenze come problema di tutti, non solo delle donne, e questo è l'obiettivo fondamentale che il coordinamento persegue. Poi naturalmente ci muoviamo nel caso del rispetto della legge 194, nel caso del trasferimento della memoria, ad esempio per l'8 marzo abbiamo programmato la presentazione di un libro che riguarda un gruppo di cui poi parlerà Tiziana, la presentazione di un diario di una deportata per lavoro coatto letto da 3 generazioni, una riflessione sulle parole per fare in modo che le parole diventino ricongiunte alle cose, perché c'è stata una manipolazione tale che una baraonda, una babele in cui non si capisce più niente. Ecco, facciamo queste cose apparentemente semplici, ma che creano
diciamo, il sostrato per un cambiamento effettivo e reale. Bene, Elisabetta, come dici te, chi meglio di una donna può capire cos'è la discriminazione e la perdita di diritti e, oppure di diritti non acquistati, quindi combattere per questi? La CGIL è molto attiva in questo e soprattutto con le donne, ma nei diritti di tutti. E le donne hanno un ruolo nella CGIL, ma perché se lo sono conquistate ne hanno avuto così diritto. Donne molto attive. E adesso parliamo anche con le altre nostre protagoniste e parliamo con Gordiana Donnini dello Spidi Pesaro. Sono Segri. Ciao, 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 buona serata. Che bello questo incontro. Speriamo di fare una confessione. Basta che mi chiedete il peso, io dico tutto, il resto dico tutto. Sono nervosa solo sul peso. Quindi, no, scherzo, era per dare una battuta così, visto che possiamo scherzare. Allora, io ho completato con la CGIL quello che è stato il mio percorso lavorativo. Devo dire la verità che sono stata molto fortunata nel lavoro, perché erano gli anni 68, 67, 68, per cui i concorsi, c'erano possibilità di lavoro. E sono entrata in un'azienda, adesso faccio molto freddo, in un'azienda che tutto sommato non c'era discrimine, perché era di natura tecnica, quindi i tecnici erano tecnici e poi c'era il reparto impiegatizio. Però ho visto e ho vissuto quindi tutta l'evoluzione della parità femminile. La nostra generazione è cresciuta con il mito che la donna doveva essere autonoma economicamente, perché l'autonomia economica dà l'autonomia e dà la parità nei confronti dell'uomo, del marito, del compagno e della società. L'autonomia economica dà libertà, questo è chiaro. Adesso poco, tanto, è quello che sia. Purtroppo, nell'andare degli anni, nei passaggi, questa cosa non si è mantenuta, o meglio, le ragazze di oggi mi sembra che non abbiano quella sensibilità e quella consapevolezza. E purtroppo la storia di questi ultimi tempi li sta mettendo a confronto con una realtà, stiamo facendo i passi indietro, non ripeto quello che è già stato detto, lo dimostra il fatto degli omicidi, le donne maltrattate, tutto quello che c'è di più. Anche la legge, quella del, diciamo, del codice rosso, che sembrava una conquista, comunque abbiamo visto anche negli ultimi fatti di cronaca che la denuncia non sono sufficienti a salvare delle volte le donne in certe situazioni. A parte che ci sono violenze anche sulle donne anziane, violenze sulle case di riposo, diciamo che è una società che ha perso alcuni valori. Questi valori vanno riconquistati e noi nella nostra quotidianità cerchiamo, nel nostro piccolo, nel nostro raggio, non ripeto quello, di riconquistarli o quantomeno di rendere consapevoli, cosa che mi sembra che non ce ne sia tanto. C'è un certo punto all'interno della CGIL, lo stesso statuto, quindi è già previsto delle corsie, no, le donne, diciamo, vengono tutto sommato considerate. Se noi siamo qui vuol dire che qualcuno ci ha riconosciuto e ci ha dato spazio per esprimerci, esatto. Anche perché all'interno della CGIL, essendoci una grande massa di servizi, i servizi si attingono soprattutto alla componente femminile. Ma fuori, anche per ragazze laureate, donne, eccetera, c'è il famoso tetto di cristallo. Si arriva, a meno che non ci siano dei fenomeni o qualcosa di molto riconosciuto. L'avvento, diciamo, della politica, noi lo diciamo fra di noi, poi non so se ne siamo tutti convinti, ma del periodo berlusconiano, dove la bellezza, essere le figlie di papà piuttosto che essere sui social o essere ben dotate fisicamente, no, era l'unico Gordiana, strumento. Mi stai togliendo le parole di bocca, perché volevo proprio dire queste cose, che comunque gli ultimi anni, soprattutto la televisione, quella privata, sta mettendo la donna in una luce tutt'altro che idilliaca, anzi più oggetto che altro. E le prime che ci dobbiamo credere, dobbiamo essere noi ormai abbiamo fatto il nostro percorso di vita, di storia, quindi no, dobbiamo solo essere coerenti con quello che abbiamo fatto, ma purtroppo le giovani, questo me ne dispiace molto, noi dovremmo operare proprio in un ramo lì, cioè
proprio affinché le giovani ritornino a capire, a avere stima di se stesso, a riconoscere le loro potenzialità e a farlo capire ai figli. Ma non vi nego che gli episodi di bullismo che ci sono, e ci sono anche nei bambini molto piccoli, io delle volte frequento la scuola elementare e vedo dei comportamenti che i bambini hanno, anche, e anche le femminucce, insomma c'è un gioco di al massacro da entrambi che non era tipico del nostro periodo. Ecco, a noi sta a cuore all'interno della CGIL i bisogni degli anziani, no? Quindi poi qualcun altro ne parlerà, quindi la contrattazione sociale, ripeto, però sono tutti bisogni che hanno a che fare sempre con l'aspetto economico. Purtroppo la Jean fa la guerra, si dice, e purtroppo... Non più. Gordiana, non ti sento. Abbiamo perso Gordiana, credo. La crisi, la... che sappiamo, che per cui insomma abbiamo un po' più di difficoltà. Cerchiamo di... Mi sentite? Tutto bene? Ora sì. Ecco, tutto bene. Io mi sentite, vengo da Roma, quindi per me ho vissuto una realtà diversa. La realtà provinciale all'inizio non l'ho molto, diciamo, accettata, ma non in senso positivo. Non andrei via da qui mai più perché mi ci trovo benissimo. Però è molto più tipico del giudizio, della critica, del confronto, e noi donne spesso siamo molto oggetto di questo più degli uomini, insomma, e quindi è un aspetto, diciamo, della provincia che non sempre apprezzo. Ci sono gli aspetti positivi e aspetti negativi. Bene, vediamo. Continuiamo, che Maurizia... finché possiamo, perché i tempi... Certo. Paolo, per me sono all'ultimo miglio, insomma. No, ok, buon lavoro. Vediamoci. Mi raccomando, ragazze, voi che siete giovani. Giovani, adesso è una parola grossa, detta a me. Belle giovani. Ci proviamo. Io perlomeno cerco di trasmetterlo quantomeno a mia figlia. Però vedo che comunque la discriminazione di genere viene già imposta all'asilo, viene già imposta alle elementari, all'asilo, no? Quel gioco è di femmina piuttosto che di maschio, non so, chi me ne vuol parlare? Tiziana? Diciamo che sicuramente, le discriminazioni, gli stereotipi ci sono, e chiaramente... l'importanza sarebbe quella che a partire dalla scuola, a partire dalla famiglia prima di tutto, però anche la scuola, io sono un insegnante, ho cominciato a insegnare nel 73, a partire dalla scuola un'educazione, da un'educazione sentimentale, educazione di ruoli, a forme di rispetto anche all'interno della scuola, è fondamentale per crescere in maniera, diciamo, magari più equilibrata. Io vorrei continuare, ho detto che, cioè, per parlare un pochino del mio percorso all'interno della CGIL, vorrei raccontarvi così due cose, la mia esperienza. Sì, Lega di Fano, dello SPI, quindi dici un po' com'è la situazione. La segreteria della segreteria della Lega di Fano, sì. E io, diciamo, nel 73, ho cominciato a insegnare a Brescia e mi sono iscritta alla CGIL, ho la tessera della CGIL da allora, ho cominciato a insegnare e ho frequentato la CGIL proprio allora come casa di noi lavoratrici e dei lavoratori, e diciamo che quel percorso, io le lotte che ho portato in campo con soprattutto con la CGIL Scuola, che era molto attiva, parliamo degli anni 70, sono state lotte per il diritto allo studio per tutti, per una libertà di insegnamento e per una scuola partecipata, meno autoritaria. E diciamo, insieme a questo, però, in quegli anni io ho conosciuto i movimenti femministi, i movimenti delle donne, e ho lottato, come tutte noi, diciamo, che siamo qua, ho lottato per quelli che erano i diritti,
per le donne che ancora non c'erano, ma per la, diciamo, la libertà femminile, intesa come possibilità di essere considerata, diciamo, come un soggetto che si poteva, non subordinato all'uomo, ma come un soggetto che poteva autodeterminarsi e scegliere sia rispetto alla sessualità, all'essere madre oppure no. E diciamo che in questo percorso, diciamo che il canto sociale e politico che io ho sempre fatto è stato non solo una passione che ho avuto e che ho tuttora, ma è stato un modo, anche un modo altro, magari comunque per esprimere ugualmente, per esprimere magari in altro modo, ma sempre legato ai temi sociali e politici per cui ci battevamo con le donne e con gli uomini. Poi mi sono trasferita a Fano e ho iniziato circa forse 2016, ho iniziato a collaborare con lo SPI, col progetto Memoria della CGIL, attraverso una collaborazione collettiva col mio coro, ma anche per questi progetti che abbiamo fatto con lo SPI, progetti di memoria che riguardavano le lotte delle donne operaie, le lotte delle donne insegnanti, il lavoro nelle miniere, eccetera. E appunto perché insomma ritenevamo che chiaramente un discorso di memoria riportato all'oggi con la voce delle lavoratrici, le testimonianze eccetera, ma anche abbiamo sempre creduto che oggi nella frammentazione che c'era anche la possibilità del coro fosse una forma di socializzazione e di legame sociale. Però è inutile dire che dico che il mio impegno è sempre stato con i movimenti delle donne, pacifisti, femministi, eccetera, e è un'esperienza che si è stratificata in me come modo per portare la differenza. Ma io ascolto questa. E difatti, all'interno dello SPI, entrata nella segreteria un po' meno di 2 anni fa, abbiamo dato con Betta, con altri, abbiamo dato vita a un coordinamento donne. E col coordinamento donne abbiamo cominciato a confrontarci con la mediazione di un libro, a incontrarci donne differenti per lavoro, differenti per contesti sociali, e a confrontarci con la mediazione di questo libro che presenteremo l'11 in occasione dell'8 marzo, che è L'invenzione della vecchiaia, con le donne che l'hanno scritto della Libreria delle Donne di Milano. Ora, perché insieme abbiamo riflettuto, diciamo, a partire da noi su anche gli stereotipi che ci sono come donne, ma comunque anche della vecchiaia, e a parlare dei nostri problemi da cui possono uscire bisogni che possono essere raccolti a livello sindacale nella contrattazione sociale. E un altro campo di cui mi sono occupata, che non è comunque slegato a questo, è un gruppo di lavoro che abbiamo creato sulla non autosufficienza e sulla sanità. Un mondo che, voglio dire, ho conosciuto, letto, eccetera, cose che non conoscevo, e mi sono addentrata in questo campo e stiamo cercando di, cioè con mano si toccano come la cura viene portata avanti, come la cura dovrebbe essere territoriale, ci sono battaglie eccetera che stiamo portando avanti. Io mi fermerei qui dicendo che sì, cerco di portare avanti quello che per me è fondamentale, che è un lavorare insieme per un bene collettivo, un dialogo, ma anche un cercare di attraversare i conflitti senza distruggere gli altri, anche se non sono in disaccordo. Io su questo non sono battagliera, ma cerco di, magari a volte perdo le staffe, però di non distruggere, mai voglio distruggere un'altra persona con cui non sono d'accordo.
certo, rispettare comunque il pensiero di tutti, magari se si può convincere qualcuno a cambiare idea su alcune cose un pochino sarebbe anche meglio. Maria Rita Folini invece per lo Speedy Fossombrone, ci puoi parlare un po' della tua esperienza, quindi andiamo un pochino più nell'entroterra. Allora, buonasera, ciao a tutte. Io sono arrivata allo Speedy Fossombrone convocata da un segretario maschio. Ho cominciato, che era Filiberto, ho cominciato come filtro, poi adagio adagio mi sono allargata, mi sono appassionata a quello che era l'Inca, cioè i servizi alla persona e alla collettività. Vengo da un'altra regione, dalla Lombardia. Come la Gordiana sono stata fortunata perché ho cominciato a lavorare negli anni 70, quando il lavoro c'era. Grosse lotte femminista è fatte in quegli anni, non posso dirmi del tutto femminista perché strada facendo ho avuto la fortuna di aver vicino a me persone che mi hanno sempre riconosciuta al loro pari. Lavoravo in una ditta, lavoravo per Poste Italiane, dove non c'è la discriminazione grossa fra femmine e maschi, nel senso che il berlusconismo lì forse non era arrivato del tutto, anche se non ero un bel pezzo, diciamolo, però mi sono stati riconosciuti determinati meriti e ho avuto la fortuna di aver vicino a me un compagno che ha detto: ok, lavoriamo tutti e due nello stesso campo, a te appassionano certe cose, fai carriera tu, io mi occupo della famiglia. Ok, sono stata fortunata, molto fortunata. Per quanto riguarda la discriminazione, io lo ripeto, forse ho avuto la fortuna di avere un compagno femminista vicino a me, può essere. Ho un figlio maschio e una figlia femmina e ti assicuro che in casa mia non ci sono mai state distinzioni di ruolo. Non lo so il perché, ripeto, sono stata fortunata e ho una nipotina di 8 anni che non distingue i giochi maschili dai giochi femminili. Tranquillamente guarda il papà che lavora al computer, si appassiona, non gli è mai stato imposto di fare lavori femminili. Non lo so, forse respiriamo un'aria, hanno respirato loro e hanno trasmesso alla piccola un'aria sindacale da tanti. Può essere, non lo so. Mi dispiace invece tantissimo notare in tutti e due i miei figli, che sono per me bimbi, anche se uno ha 44 anni e l'altro ne ha 37, ma per me continuano a essere i miei bambini, il vedersi lasciar portar via i diritti, per cui io anche stamattina ho lottato e mi dà fastidio, mi dà molto fastidio, ma non riesco a far loro capire che devono difenderlo con le unghie e con i denti. A livello di SPI, te lo ripeto, sono fortunata, ho avuto un segretario prima maschile, ho un segretario tuttora maschile che mi hanno dato sempre carta bianca, per cui vabbè, sono una mosca bianca probabilmente in tutto questo. E io devo dire semplicemente grazie alla CGIL perché mi ha aiutato in un certo senso a mantenermi viva, continua ad aiutarmi a mantenermi viva. E ogni volta che posso dare una risposta a un giovane come una persona grande, sì, mi sento importante nonostante tutto. Basta, ho finito. Beh, è bello dare l'esperienza ai giovani, la propria esperienza, anche perché, come dicevi, gli anni cambiano e quindi le cose, la società comunque cambia, evolve, a volte in peggio, a volte in meglio. E purtroppo vediamo che comunque anche a livello economico le donne prendono uno stipendio minore, a volte anche del 40% inferiore rispetto a quello maschile, a parità di mansione, sto dicendo, quindi non è che, anzi addirittura ci sono donne che sono laureate e si ritrovano a fare lo stesso lavoro e comunque pagate meno di uno che è di un uomo diplomato. Comunque la donna deve fare sempre di più per arrivare ad avere quello che ha già l'uomo, quindi deve lavorare di più, deve studiare di più per avere la stessa cosa che ha già l'uomo, pur sforzandosi poco, beati loro.
Carmen Ghidotti, che è qui in collegamento con Loredana, ci puoi dire un po' la tua esperienza qui nella provincia di Pesaro Urbino? Ok, guarda, io diciamo il mio percorso è, io vengo anch'io da un'altra regione, vengo dalla Lombardia, arrivo in questa regione che era il 1990, per motivi di lavoro dell'allora mio compagno, che poi successivamente è diventato poi anche mio marito. Quindi sola, avevo allora mio figlio che aveva 3 anni, piccolissimo, quindi ero abbastanza persa, no? Un giorno passo davanti alla sede della CGIL e entro e non sono più uscita. E non sono più uscita, nel senso che ho iniziato, mi è stato subito chiesto se avevo un po' di tempo da dedicare, e mi sono talmente appassionata che ho iniziato a collaborare col sistema servizi, precisamente col patronato Inca, col quale sono stata ben 20 anni. Non è stato semplice all'inizio, ti dico, anche non tanto l'accoglienza che ho avuto all'interno dell'organizzazione, che è la mia seconda casa, dal momento che dal 90 sono ancora qui, mi sembra evidente, che è stata la difficoltà di gestire il bambino piccolo con l'organizzazione, perché qui, non avendo, adesso sembra una banalità, ma la rete parentale qualcosa aiuta. Io ero completamente sola, per cui non ti dico sto povero bambino cosa gli ho fatto fare. L'ho portato nell'organizzazione, facevamo le riunioni, gli portavo i giochi. Ecco, lasciamo perdere, poveretto. Comunque, no, ti dirò, ha avuto un'esperienza, un percorso di vita differente dagli altri bambini, che non sì, è male. Diciamo che l'ho indirizzato presto, per cui io non volevo stare a casa, non sapevo dove metterlo, e fortunatamente i figli crescono, ok? Ora ha 34 anni, quindi sono libera e alla fine sono tutti i giorni qui. Cosa mi ha dato? Cosa mi ha dato questa organizzazione? A me molto, molto, molto per me stessa naturalmente. Io la amo con tutta me stessa, non lo nego. Chi mi conosce no, lo sa, che lo faccio per passione. Io e la parte il sistema servizi, la parte del sistema servizi ha favorito in me quella mia predisposizione, non voglio fare la santa, però la predisposizione a dare una mano agli altri, che mi appartiene in qualche modo. Non è stato sempre così semplice, perché? Non lo volevo dire perché poi mi spiacerebbe che venisse frainteso, ma all'inizio, con l'allora mio compagno, attuale mio marito, non è stata una passeggiata prendermi questi spazi. No, col fatto che mi portassi il bambino con me dentro l'organizzazione, l'ho portato anche ad Ancona, guarda, l'ho portato un po' dappertutto sto bambino. E ovviamente mio marito, lo chiamo mio marito, ma allora non lo era, in qualche modo mi colpevolizzava di questo uso improprio, mettiamola così, di questo bambino. Ecco. Perché vuol dire che privilegiavo la mia soddisfazione, sì, e non dedicavo il tempo sufficiente a questo bambino, che non è vero, perché non l'ho mai abbandonato a se stesso, però ho cercato. Questo vuol dire che cosa? Che comunque, seppur io mi ritengo, come diceva Rita, no? una persona dove non ho mai avuto delle problematiche di genere, mettiamola così, no? Sarà che anche il mio carattere magari non lo consentiva, ci metto anche questo in mezzo, non lo consentiva. Però in qualche modo
seppur avendo a che fare, e glielo riconosco, con una persona intelligente, però alla fine era mio compito. Ok? Questo è. Beh, sai, magari per come uno è stato tirato su, vuoi o non vuoi, qualcosa ti rimane, no? Però per come... non dipende, non mi sento di essere stata... È stato, c'è stata una fase di scontro, cioè non, però poi alla fine le cose sarà stato che il figlio nel frattempo è cresciuto, che lui si era assegnato e io non ho lasciato la CGL. Questo è il risultato. Ora, negli anni più recenti, diciamo che io, la mia collaborazione col patronato è stata fino a 5-6 anni fa, poi mi sono dedicata totalmente invece al sindacato pensionati dei 5-6 anni a questa parte. E ho dovuto, come dire, imparare tante altre cose, perché con il patronato, con questa che comunque appartiene al sistema servizi, facevi certe cose, qui invece hai dovuto, e non è stato semplice, anche qui non è semplice, semplice nel senso che, secondo me, non so come spiegartelo, sotto traccia, comunque tu sei una donna, sì. E in qualche modo sei sempre qualcosina di meno, no? Rispetto a... E siccome io non sono una persona facile, lo riconosco, e sono una che non te lo permetto, non te lo permetto, però c'è anche i nostri... pensionati, collaboratori e non, che pure masticano, no? un ambiente diverso rispetto a certi altri, dove non è aperto, no? Esatto. Ma guarda, non è una cosa, io sono qui dal 1990-91, da quelle parti là, si sono fatti molti passi avanti, non era così 30 anni fa, attenzione, 25 anni fa. Oggi diciamo che siamo più accettate, ci accettano per forza. Ascoltate, dici che sono rassegnate come rassegnati. Me lo chiedo ogni tanto. Ecco, però resta comunque, devo dire che passi da fare ce ne sono ancora. Vabbè. Anch'io, diciamo, dispiace quello che sta avvenendo in questo periodo, okay. Dall'inizio dell'anno ad oggi già 16 donne sono state uccise, e qui è, secondo me, una, sta diventando un'emergenza sociale e prima ancora anche un'emergenza educativa all'interno delle famiglie. Certo. Ora, io ho un figlio maschio e quando parlo con mio marito, che ci confrontiamo su queste cose qui, anche lui per carità non è, però dice, è anche vero che addossa in qualche modo una parte di responsabilità al tipo di educazione che le madri danno. Assolutamente, ai figli maschi. Allora, io, madre di un figlio maschio, però te sei particolare, Carlo. No, io ho cercato chiaramente di, per carità, sicuramente come genitore i miei errori li ho fatti, no? Come li facciamo tutti, perché il mestiere del genitore non nasci genitore ma impari. Però ho sempre cercato di stimolare un figlio maschio su una certa strada. Nel senso la differenza, la non differenza, poi sicuramente gli ho fatto tante cose, l'avrò sicuramente viziato su tante altre cose. Cioè, guarda, ti dicono, è successo questo una decina, 15 anni fa, che il mio marito, allora mio figlio nel suo casino, nella sua confusione, lui sa cucinare, vabbè, per carità fa un po' di roba. A un certo punto mio marito mi dice: cosa fai? Vuoi ottenere da lui quello che non hai ottenuto da me?
la risposta che gli ho dato è stata: no, non voglio che lui sia una persona che non è in grado di badare se stessa se non ha la cameriera incorporata. Ecco. È finita lì, non ha più parlato. Ok, sicuramente però c'è questa errore che facciamo noi madri di figli maschi, probabilmente lo è. Sì, okay, sì, io tempo fa mi è successo di parlare con una signora e mi ha scandalizzato quanto mi ha detto. Era stato lasciato il figlio dopo diversi anni dalla fidanzata e a un certo punto mi fa però dopo se le donne poi se la cercano, se vengono ammazzate perché aveva lasciato il figlio, cioè io sono rimasta, ti giuro, non sapevo più cosa dire e dove non ho detto niente, però capisci che la mentalità di una donna che dice una cosa così, insomma, su un'altra donna, vuol dire che certo, la cosa ce n'è ancora da fare, tanta. Se l'avesse fatto lui, aveva le sue buone ragioni. Vabbè, certo, no? Ovviamente. No? Anzi, era sempre colpa di lei, perché certo, era stato costretto, però ecco, io mi faccio questa... Diciamo, non voglio colpevolizzarmi fino in fondo, però mi faccio delle domande. Avrò sbagliato qualcosa anch'io? No? Ecco, in questo senso. Guarda, okay, si sbaglia tutti. Purtroppo figli, i primi soprattutto, sono quelli dove i genitori fanno esperienza. Poi i secondi, già hai fatto esperienza un pochino, però... Si è fermata uno. Solo uno. E noi abbiamo collegata Maurizia, c'è? Maurizia? Sono, mi senti? È sparita, sì, benissimo. Maurizia ci parlerà invece del Montefeltro, questa zona un pochino sempre più all'interno della provincia di Pesaro e Urbino, e quindi lì le donne sono attive come può essere Fano e Pesaro o ancora un pochino meno? Sicuramente sì, io stavo facendo una riflessione su questo bel gruppo che ha intervistato questa sera. Noi siamo le ragazze degli anni 70, avevamo 18 anni, 20 anni nel 68 quando si occupavano le università e quando si occupavano le fabbriche. Quindi siamo cresciute molto spesso con una idea della società, della politica e anche un'idea della donna ben definita. Erano anni in cui abbiamo fatto grandi battaglie, la battaglia per il divorzio, per il diritto di famiglia, per l'aborto, e abbiamo non solo modificato le leggi e quindi portato la, come posso dire, la consapevolezza dell'essere donna all'interno della legislazione, ma abbiamo cambiato il costume, abbiamo cambiato il modo di pensare, abbiamo cambiato i nostri atteggiamenti. E penso che siamo stati una, come posso dire, una generazione che ha dato molto. E se c'è questo c'è questo bel gruppo di persone che lavorano all'interno dei pensionati, è perché siamo cresciuti in questo modo. Avremmo potuto ad un certo punto tirare il remo in barca, dire ormai sono pensionata, ho la mia età, potrei tranquillamente pensare, non so, al giardinaggio o a fare i viaggi. Invece continuiamo ad essere impegnate sul sociale. E ad esserlo in maniera, come posso dire, importante, perché è importante l'impegno dei pensionati all'interno della società. Vedi, sì, tu prima dicevi che le donne lavorano tanto e spesso a parità di lavoro sono retribuite anche il 40% in meno del lavoro degli uomini. Questo si ripercuote nelle pensioni. E le ragazze non si rendono conto, ma è così. I dati della Commissione Europea proprio su questo stanno ad indicare che negli Stati dell'Unione Europea il livello della pensione delle donne è di circa il 40%, una media del 40% inferiore a quella degli uomini, con punte che vanno dal 42 al 43% a stati felici in cui si aggira sul 15 al 20. In Italia la differenza delle pensioni tra gli uomini e le donne è di circa il 36%.
E se questo era un dato, come posso dire, duro, difficile, no? Da digerire qualche anno fa, adesso la riforma che ha portato alla pensione incentrata sul contributivo, no? Sul retributivo, sì, ha portato nelle Marche un pensionato che due pensionati su tre hanno una pensione che si aggira sui 750 euro, che significa che c'è stato un abbassamento considerevole del livello pensionistico per tutti, uomini e donne. Ma se pensiamo al divario che c'è tra l'uomo e la donna, pensiamo quanto siano basse le pensioni delle donne. E noi siamo qui come pensionati all'interno della CGIL, in un sindacato che, dobbiamo dirlo, prima di tutto applica le quote rosa. Se siamo in tanti negli organismi, nelle assemblee, negli organismi direttivi e dirigenti, è perché la CGIL pone attenzione a questo. Non è come nei partiti in cui si parla di quote rosa e poi queste quote rosa non vengono applicate. Vedo. In CGIL c'è un'attenzione rigorosa al rispetto di queste quote e secondo me si vede perché sono tante, abbiamo avuto una segretaria generale donna in provincia, ma abbiamo una segretaria generale donna in regione, ci sono nelle segreterie nostra provinciale e regionale, nello SPI eccetera, la componente di genere viene sempre rispettata. Questo fa onore alla CGIL. Questo perché voi donne comunque ve lo siete meritato questo ruolo, non solo perché siete donne, no? La competenza, se si applicassero le quote di genere semplicemente per applicare le quote di genere, sarebbe un grave errore, no? Perché gli automatismi non funzionano mai, è come l'algoritmo, l'automatismo non funziona. Le donne hanno dimostrato che il rispetto delle quote di genere è un valore aggiunto per tutta la CGIL. Lo dimostriamo tutti i giorni con il nostro impegno, perché non siamo da meno nessuno, lo dimostriamo con la nostra intelligenza, con la sensibilità, con le capacità che abbiamo. E però io riconosco anche all'organizzazione che ha l'attenzione a questo, perché prima si parlava anche del fatto della chiamiamola misoginia, no? Di questo non voler riconoscere la specificità femminile. Io penso che questo sia un atteggiamento trasversale che colpisce tutte le classi sociali, le estrazioni sociali, ma anche culturalmente. Possiamo avere anche degli uomini estremamente acculturalizzati che però mantengono questo, dire, odio nei confronti delle donne è eccessivo, ma questo sentimento di disprezzo, questo oppure questa concezione di superiorità dell'uomo e non c'è niente da fare. E noi donne abbiamo le antenne su questo, lo sentiamo quando arriva. Lo sentiamo quali sono le persone che magari anche con uno sguardo, con un'alzata di sopracciglio, sminuiscono quello che tu stai dicendo, sminuiscono il valore della tua persona. Questo, a questo riconoscimento, a questo nostro riconoscimento ancora non ci siamo. E anzi, ecco, come si diceva prima, c'è stata tutta un'epoca, no, in cui si è ritornato veramente indietro e adesso stiamo raccogliendo i frutti di quelle campagne, no, veramente misogine degli anni passati. L'impegno che noi abbiamo come donne del sindacato pensionati è appunto nel discorso della previdenza che facevo prima, ma anche in tutto nella contrattazione sociale, in tutto quello che riguarda l'aspetto sociale, perché
combattere per più asili nido, combattere per una, come posso dire, per un riconoscimento del valore di cura delle donne, combattere per una legge sulla non autosufficienza, significa non solo dare dignità alle donne anziane, malate, ma dare anche respiro alle nostre figlie, alle nostre nipoti che devono prendersi cura di noi, significa avere un occhio anche nei loro confronti, dare a loro la possibilità di vivere la loro vita, di non rimanere schiacciate tra gli impegni, no, che hanno nei confronti dei figli e spesso nei confronti dei genitori. Io l'ho vissuto anche sulla mia pelle e penso che noi dobbiamo aiutare le ragazze, dobbiamo aiutare le giovani donne, perché sono mal pagate, non riescono ad esprimersi nel lavoro, sono oppresse dalle incombenze familiari, da questa carenza di servizi sociali, no? E penso che anche per quanto riguarda l'invecchiamento attivo, l'invecchiamento, noi siamo tutte grandine, io ho 70 anni e spero di avere degli anni di fronte alla mia vita ancora, ma vorrei degli anni con una qualità della vita, no? Non mi interessa vivere un anno in più se devo viverlo male, preferisco vivere un anno in meno, ma viverlo ancora in salute, capace, certo, consapevole. Ecco, certo. Allora io penso che sul territorio è importante investire, è importante investire nella salute, è importante investire sulla domiciliarità delle cure, pensare che deve essere curato il corpo delle donne nella nostra malattia, ma deve essere curata anche la nostra mente, aiutati a superare la solitudine, la depressione, l'ansia, la paura. Quindi sì, penso che il territorio debba essere tutelato, perché vivere in un piccolo paese, vivere isolati, può implicare anche l'abbandono, la solitudine e anche quindi la tristezza. Certamente, sì. Bene, abbiamo avuto volevamo fare una piccola chiacchierata, però dopo gli argomenti sono talmente tanti e la questione femminile in questo paese che sta regredendo da questo punto di vista è molto importante. Loredana, vuoi chiudere in qualche modo questo argomento con un augurio magari alle giovani donne? Io spingo sempre perché quando vanno a un colloquio di lavoro che pretendano quanto gli spetti di diritto, e questo forse spesso non lo sanno, che hanno più diritti di quanto pensano. Io sono contenta della chiacchierata che abbiamo fatto questa sera, e perché è emerso chiaramente come lo SPI e le compagne che stanno dentro allo SPI, con il loro portato di esperienze, di consapevolezza, di tante di un vissuto fatto di battaglie e di rivendicazioni, sono un forte sostegno a tutte le lavoratrici e alle compagne della CGIL, perché con il portato storico delle loro battaglie, lo SPI non può far altro che aiutare e sostenere quelle che sono le rivendicazioni attuali. C'è una cosa che unisce le generazioni più fatte dalle compagne più anziane con quelle nuove. Lo SPI, secondo me, l'energia e il valore anche stesso dello SPI non è soltanto, e quando dico dello SPI ci metto dentro le donne e gli uomini dello SPI, non è soltanto quello di fare le battaglie o le rivendicazioni per gli anziani, ma in questo caso debbono fare delle rivendicazioni che sono intergenerazionali. Cioè il compito dello SPI è quello di tenere insieme le problematiche degli anziani insieme alle problematiche dei giovani. Non si può fare, quando si parla, Maurizio parlava di sistema previdenziale, non si può parlare di un sistema previdenziale e rivendicare soltanto la pensione per gli anziani, ma gli anziani devono avere la consapevolezza e la capacità delle rivendicazioni anche per un sistema previdenziale equo per le giovani generazioni. Questo è il compito del sindacato.
perché è di un sindacato che è un sindacato. Sì, Teodoro, scusa. Questa è la differenza, è la differenza vera, dove lo SPI deve essere messo, si mette con il portato che c'ha a disposizione di quelle che sono le problematiche che hanno le nuove generazioni, che ha il nuovo mondo del lavoro, va bene, e cerca di dare il proprio contributo. L'ultima cosa che vorrei dire, visto che abbiamo anche parlato di femminicidi e di violenza di genere, mi sembra l'8 marzo, se non erro, una manifestazione degli uomini dello SPI, no? A tutela, a favore, in solidarietà a quelle che sono i femminicidi, perché noi abbiamo parlato sì di una consapevolezza che deve riguardare le nuove generazioni, ma di un fattore anche culturale dove gli uomini devono essere i primi a farsi carico di questo problema. Certo, perché è un problema dei femminicidi non se ne devono occupare soltanto le donne. Ed è un tema di donne. Se non nasce una solidarietà da parte, innanzitutto da parte degli uomini, una presa di coscienza di questa cosa da parte degli uomini, è difficile scardinarla la violenza, perché noi sappiamo che il femminicidio deriva da una messa in discussione dell'autorità che il maschio vuole avere nei confronti delle donne, di questo potere che il maschio ha nei confronti delle donne. Allora, se non parte dagli uomini questa cosa, no? Di questa consapevolezza, è difficile poi scardinarla. Quindi vi dico, lo SPI sarà in Piazza del Popolo lunedì, appunto per dimostrare che gli uomini dello SPI sono contro i femminicidi e ci mettono la faccia. Bene, ottimo. Io non posso che ringraziarvi, grazie ancora. Grazie di tutto, ciao, grazie mille, ciao. Ciao.